Ciao Giorgio, grazie di essere venuto. Grazie a voi. Sei a capo di RCS Digital, divisione digitale del più importante gruppo editoriale italiano, e quindi parliamo ovviamente di editoria. Qui si parla spesso di innovazione in questo contesto e di evoluzione. Penso che forse l'editoria sia uno degli ambienti dove c'è stato il cambiamento più forte nell'arco degli ultimi anni, in parte anche perché è cambiato l'approccio dei lettori, è cambiata la condivisione delle informazioni, c'è Twitter e così via. Come è cambiato effettivamente il ruolo e la relazione del lettore con l'editore e come di conseguenza gli editori si stanno adeguando a questo cambiamento? I cambiamenti di questi ultimi anni, come detto, effettivamente sono dirompenti. Il digitale in generale ha portato un'innovazione incredibile, dando la possibilità agli editori di avere un rapporto molto più diretto con i propri lettori. Parlando di editori di carta stampata, evidentemente il rapporto con il lettore era sempre un pochino più distante, proprio perché non c'era la possibilità del contatto diretto. L'evoluzione del prodotto editoriale al lettore, accanto a quello su supporti tradizionali come quelli cartacei, consente oggi di avere appunto un contatto continuo e diretto, quindi dai siti web, ma oggi anche in produzione di strumenti come il tablet, evidentemente consentono di offrire modalità nuove e diverse il proprio prodotto editoriale. Quindi, se vogliamo, rimane centrale, credo, nell'ambito dell'editoria, il ruolo dell'informazione, del ruolo di un editore nel fornire un'informazione verificata, accurata, profonda. Le modalità con cui offrire questa informazione ai lettori si sono moltiplicate con delle straordinarie opportunità. Sta agli editori chiaramente poi cogliere, non tutte sono sempre facili da cogliere. Certo. Ci sono stati casi a livello internazionale interessanti come Huffington Post, ad esempio. Quali secondo te sono i casi di successo sia di editori tradizionali sia di nuovi player che si sono affacciati in questo mondo più interessanti e forse più da emulare? Ma con l'avvento del digitale, indubbiamente il contesto si è complicato tantissimo. È diventato più complesso un po' da tutti i punti di vista. Quindi oggi l'audience è raggiunta da una pluralità di attori che non sono soltanto gli editori in senso tradizionale, ma anche altri attori che hanno inventato dei prodotti, magari aggregando informazioni, fornendo altri contenuti o basando il loro prodotto molto più sulla interazione pura. L'Huffington Post è sicuramente un esempio sicuramente di successo. Possiamo dire che si radica comunque fortemente sul contenuto che producono gli editori, quindi con tutto quello che questo comporta nel bene e nel male. Alcuni editori, sicuramente dal New York Times al Guardian in Inghilterra, hanno saputo comunque lavorare molto bene anche sulla parte digitale. Il contesto, dicevo, si è arrivato molto più articolato e complesso, non soltanto nell'offrire prodotti verso i lettori, ma chiaramente anche nella gestione del business in generale, perché oggi gli editori competono in un mercato che non ha più gli stessi attori di una volta, ma ha una pluralità di attori, sia come competizione sull'offerta, ma anche competizione sulle vie di ricavo, no? Anche con attori come Google, come Apple, come Facebook, che non fanno esattamente lo stesso mestiere, ma poi vanno comunque in qualche modo o a cercare di prendere tempo, il cosiddetto time sharing del lettore, o parte dei ricavi, ad esempio, nel mondo dell'advertising. Come vedi il ruolo e come vi relazionate con gli aggregatori? Ne parlavo giustamente, Flipboard, Zeit, realtà che aggregano contenuti degli editori e li ripropongono ai lettori. Allora, sono fenomeni che guardiamo naturalmente con grande interesse, in modo un po' strabico, cioè da due punti di vista li guardiamo. Da un lato è evidente che per chi investe tantissimo nella produzione del contenuto di qualità,
a volte gli adoratori possono rappresentare un rischio perché fruiscono di contenuto altrui, non sopportando questi costi elevati, questi investimenti, e andando poi a partecipare a un modello di business, no? E questa è sicuramente una realtà difficile, ma con cui dobbiamo fare i conti. Dall'altro, ad esempio, Flipboard si sta proponendo sul mercato in business americano, ma comunque ha cominciato a lavorare anche all'estero, anche con l'Italia, con dei modelli un po' diversi, probabilmente un po' più compatibili rispetto all'aggregatore puro che prende contenuti da terzi, non glielo certo. dice neanche e poi li utilizza. Quindi devo dire che queste realtà credo che siano un fenomeno passeggero, evidentemente, cioè ne nasceranno delle altre, alcune moriranno, se sapranno relazionarsi magari bene con gli editori, con delle regole chiare e condivise, ci sarà spazio anche per loro, però appunto definendo bene insieme i confini. Aggiungo, scusami, che è chiaro poi che noi pensiamo che i nostri prodotti editoriali, un sito, un prodotto di informazione molto ricco, vada ben al di là di quello che un aggregatore fornisce. Certo. Se vogliamo, io dico sempre che per noi, per RCS ad esempio, il Corriere della Sera è un aggregatore straordinario, nel senso che è un giornale, un sito, un prodotto editoriale che fa il lavoro per il lettore, quindi seleziona e aggrega informazione e le valuta oltre il forno di contenuto. No? Quindi in primis anche noi possiamo dire di essere certo. degli aggregatori certo. di notizie, evidentemente, no? Anche se sotto un unico brand. Chiaro. C'è un trend, comunque un modo di comportarsi nel mondo digitale che è abbastanza, essendo di futuro, si fanno tentativi, si vede cosa funziona, quello che funziona lo si porta avanti, quello che non funziona lo si smette. Facebook è un esempio chiaro, no? Prova delle funzionalità nuove, delle nuove modalità di interagire con i propri utenti, quello che funziona lo porta avanti, quello che non funziona lo si smette e se ne frega. Una delle caratteristiche di questo approccio è la capacità di essere veloci nel fare ciò. Una realtà comunque grossa, strutturata come RCS, come sta dietro questo tipo di evoluzione? Per esempio, voi siete arrivati a un punto in cui la vostra edizione digital di Corriere ha avuto molto successo. Ci siete arrivati sapendo già dall'inizio quale sarebbe stato il modello, quali sarebbero stati i prezzi, oppure l'avete fatto anche lì per tentativi e successive raffinazioni? Ma diciamo che a noi viene chiesto proprio di coniugare un po' le due strade, perché non abbiamo la possibilità, magari come fanno società americane che peraltro hanno mercati molto più vasti dei nostri, di adottare completamente l'approccio provo e poi semmai butto via, no? Perché comunque le risorse in ogni caso sono limitate. Anche noi però cerchiamo di adottare questo approccio in modo un po' più selettivo, cercando di fare magari nella fase precedente a un lancio uno studio un po' più approfondito e cercando quindi di ipotizzare se una cosa può funzionare o no. Se un prodotto, un'iniziativa pensiamo possa avere successo, supera una certa probabilità, secondo quello che noi pensiamo, che possa funzionare, allora la facciamo. Nel caso specifico dell'edition, dico la verità, si doveva ragionare un po' su qualcosa che ancora non si sapeva come, esatto. Perché il device non lo si aveva e non lo si conosceva ancora bene, non si sapeva come i lettori, i potenziali lettori o fruitori di questi device dovrebbero utilizzarlo, quindi è stato un esercizio appassionante ma difficile. E devo dirvi che francamente eravamo partiti con un'altra idea. Noi pensavamo di fare subito una versione specifica nativa, come si dice oggi, per il device all'inizio. E poi nel lavorarci ci abbiamo riflettuto ulteriormente e abbiamo invece virato verso un prodotto più tradizionale, ma abbiamo pensato di che questo device potesse rivolgersi almeno in una fase iniziale di vita, quindi primi due anni, a un target le cui caratteristiche probabilmente erano molto più vicine alla fruizione della lettura del giornale tradizionale. Certo. E questo, quindi abbiamo abbandonato in corso d'opera, nei mesi precedenti, quell'altra strada e ci siamo poi buttati sul prodotto che abbiamo fatto
con successo. Ci è andata bene, certo. Potevamo sbagliare e seguire l'altra strada. Certo. No, ma è molto interessante perché ovviamente voi avete seguito una strada, altri vostri concorrenti ne hanno seguito un'altra, c'è chi sia dal punto di vista proprio della proposizione del contenuto, c'è chi si è posizionato con lo sfogliatore di un qualcosa di molto simile all'esperienza cartacea, chi invece ha fatto un qualcosa di molto simile a un sito, c'è chi ha lavorato subito dal dire hey, paghi la singola copia, chi ha detto no, l'abbonamento, salvo poi cambiare. Quindi è chiaro che questa situazione evidenzia una difficoltà di prevedere il futuro e quindi di adeguamento. Ti aggiungo che ecco, sicuramente abbiamo ragionato moltissimo chiaramente su quale pricing, quale tipo di offerta, ma questo rispecchia anche un'altra situazione che a volte c'è una situazione proprio tipica degli editori, cioè noi comunque ci confrontiamo con un portafoglio prodotto, un portafoglio di offerta, un portafoglio di lettori che già abbiamo, che fruisce di certi prodotti. Quando lanciamo delle iniziative non possiamo non tener conto di questo. Certo. A volte altri attori nel mondo digitale hanno molto meno questa situazione da valutare, per cui questo è un po' il bello e il brutto, però devo dire molto appassionante, ma su quella parte, su che tipo di offerta, che tipo di price, con quale modello, ci abbiamo ragionato, certo. Ci abbiamo ragionato molto e ci sembra fino adesso, di essere, di aver avuto l'intuizione giusta. Mi sembra proprio. Ultima domanda prima della conclusione. C'è un'altra area di business del mondo dell'editoria che negli Stati Uniti ha portato un po' di morti e ferite, che è quello dei classified, degli annunci. Craigslist ha fatto dei disastri oggettivamente. Come vedi quel settore del vostro business? Ecco, quel settore del nostro business, devo dire, mi sembra abbastanza andato sotto un certo punto di vista. È chiaro che nel mondo dei classified è forse uno dei settori in cui la valenza di internet, cioè quindi la possibilità di interagire, di utilizzare funzionalità di ricerca, hanno una rilevanza veramente significativa. Rispetto ad esempio a delle ricerche fatte su carta, evidentemente. Quindi proprio per questo noi alcuni anni fa abbiamo cominciato a sviluppare accanto alla nostra offerta cartacea anche un'offerta online, devo dire di buon livello. Però indubbiamente se guardiamo il mercato americano, ormai gli editori hanno quasi tutti perso le linee di ricavo dei classified. Noi abbiamo adottato una logica di sviluppo della parte comunque online rivolta al mercato professionale, quindi se parliamo di auto ai concessionari, se parliamo di immobiliare alle agenzie immobiliari oppure al lavoro, per il lavoro e per le aziende, e quindi tendenzialmente con un business a pagamento, reso caratterizzato nel nostro caso anche con l'abbinamento tra il prodotto online e il prodotto cartaceo. È chiaro che lo sviluppo, la molteplicità di servizi gratuiti in questo settore mette abbastanza a rischio il modello di business complessivamente, anche se francamente a volte non si capisce bene che futuro possono avere anche questi servizi gratuiti che magari poi raggruppano un'audience significativa ma non hanno poi un modello di business di più. Però diciamo che il settore della classified sicuramente non è uno di quelli per gli editori particolarmente che possano nel futuro poi avere una rilevanza importante nel modello complessivo di business dell'editore. Volendo guardare un futuro non remoto, 2015 diciamo, Expo, come vedi il futuro per gli editori a breve? Cioè, quali saranno le novità anche dal punto di vista di RCS nei limiti, quello che puoi dire? Cioè, come pensate di sviluppare il vostro business e il vostro servizio nei prossimissimi anni? Ma in generale credo che per gli editori per i prossimi 2-3 anni, questo è l'arco temporale dato, anche se come hai detto non è poco, veramente cioè, anche da un anno all'altro le cose possono cambiare completamente. Devo dire, in assenza di ulteriori innovazioni tecnologiche, come può essere stata l'introduzione del tablet sul mercato, che oggettivamente è stato qualcosa di veramente rilevante, quindi se nei prossimi 2-3 anni non accadrà qualcosa di simile, e quindi possiamo dire che dal punto di vista del device e quello che conosciamo oggi,
credo che le strade continueranno a essere quello di un continuo lavoro sull'innovazione di prodotto editoriale, che però ormai è sempre più incentrato sull'offrire ai nostri lettori una fruizione multi-device, multicanale, quindi io posso acquistare un prodotto su un device e fruirlo su un altro, quindi la centralità del lettore è fondamentale per noi. Però direi soprattutto investire sulla qualità dei prodotti, che siano il website o siano l'edizione digitale. Probabilmente continueremo a lavorare su versioni digitali anche di prodotti che oggi magari abbiamo soltanto come prodotti cartacei, ma che potranno evolvere e quindi arricchire il nostro portafoglio. Però sostanzialmente, probabilmente, se non accadono, come dicevo, innovazioni tecnologiche, la strada probabilmente è questa. Sicuramente si continuerà a lavorare tantissimo sull'interazione con i lettori, quindi certo. Il mondo anche cosiddetto dei social media è ormai una realtà, e quindi i lettori vogliono sempre più partecipare, soprattutto le fasce più giovani, e quindi i nostri prodotti saranno sempre più vivi e vivaci proprio da questo punto di vista. Anche questa linea credo che sarà una linea di sviluppo importante. Una novità che potrebbe accadere, che è stata annunciata un po' di tempo dal mondo Apple, è entrare nella televisione, sì. Cioè la televisione Apple, che potrebbe essere rozzamente detto un grosso iPad, ma comunque un qualcosa che crea una relazione completamente diversa con l'utente, potrebbe essere un nuovo ambiente su cui distribuire contenuti in modalità nuova. Siamo in attesa, vedremo cosa succederà. Sì, hai ragione. Diciamo che il device televisivo cosiddetto è sicuramente un qualcosa che nei prossimi anni verrà guardato con interesse anche da attori non tradizionali, diciamo. Certo. Noi ormai da quasi 2 anni abbiamo le nostre applicazioni, possiamo chiamarle così anche in questo contesto, di Corriere della Sera, di Gazzetta dello Sport e anche di un'area della periodici di Climanne, rivolta a un target molto specifico, sulla televisione, in particolare sulla televisione Samsung, Philips, cioè su quelle le cosiddette Smart TV o Connected TV. È un ambito oggi ancora, stimiamo che a fine 2011, quindi con quest'anno, siano un po' meno di 1 milione le televisioni effettivamente connesse, però nell'arco temporale che descrivevi prima sono destinate comunque a crescere. Quindi quell'ambito, a prescindere da cosa farà Apple, però è sicuramente un ambito di vivacità in cui accadranno delle cose. Mi sembra che siamo al punto zero, nel senso che è vero che ci sono le televisioni connesse, ma la user experience è così pessima, ce l'ho io e la uso veramente mai. Beh, c'è ancora poca offerta, sì. Fino ad oggi pensiamo che addirittura i produttori di televisioni che adottano un po' una logica alla Apple, no? Per cui mandi l'applicazione, sì. Deve essere approvata, però le piattaforme di gestione di questa applicazione non ancora abbastanza certe, alcuni di loro ancora non gestiscono fino a poco tempo fa la componente video, certo, che sul televisore fa un po' ridere, abbastanza importante, sì. Per cui, come dicevi tu, siamo veramente all'inizio, però vedo dei segnali di grande vivacità, sì. E quindi credo che adesso siamo proprio nel momento in cui si comincerà ad avere invece degli ambienti in cui si possono anche qui fornire dei prodotti interessanti. Poi ci innesteremo e ci innestiamo in un mondo che è, con il digitale terrestre ormai ha una dimensione di offerta incredibile, una vastità di offerta incredibile. Quindi lì riuscire a prevedere quanto l'audience fuggirà di che cosa, chiaramente è una... Come dicevamo prima, prevedere è un po' difficile, bisognerà provare a vedere. Assolutamente. Bene, grazie mille, grazie della disponibilità e in bocca al lupo, perché di sfide per il vostro mondo ce ne sono veramente tante. Grazie, anche a voi. Grazie.